È il 21 settembre 2020, eh, che eh, è il giorno che è fissato dal Presidente della Repubblica per cambiare l'Italia con il referendum sul numero dei parlamentari. La stessa giornata eh, avviene anche il ricordo delle vittime della mafia e. Eh, Sergio Mattarella eh, insieme a Papa Francesco eh, ricorda eh, questo evento eh, evidenziando il metodo mafioso eh, che eh, eh, distrugge e nega la dignità delle persone. L'ennesimo appello per dire no alla mafia, al quale si unisce anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Estirpare le mafie, ha detto il capo dello Stato, è possibile e necessario. L'azione di contrasto comincia dal rifiuto di quel metodo che nega dignità alla persona, dal rifiuto della compromissione, della reticenza, dell'opportunismo. Non dimentichiamo mai le vittime innocenti, ha chiesto ancora Mattarella, i servitori dello Stato, le persone libere che non hanno rinunciato ai loro valori, pur sapendo di mettere a rischio la propria vita. 21 settembre del 2020. Eh, è anche un giorno eh, che presenta delle caratteristiche particolari per ciò che significa. Eh, è il giorno dell'equinozio d'autunno. Il 21 settembre del 2020 è innanzitutto il giorno dell'equinozio d'autunno, quello dell'eterna magia del cambiamento. Il periodo scelto da Alistair Crowley per eseguire i propri esperimenti di magia sessuale. Per generare mostri per generare i mostri? Ma no, per concepire Barbara Pierce, futura sposa di George Bush Sr. Colui che nel 1990, col suo discorso, introdusse esplicitamente il concetto di nuovo ordine mondiale che attuò nel gennaio del 1991 con l'inizio dell'invasione dell'Iraq. Suo figlio George Bush Jr. deciderà nel 2003 la seconda definitiva invasione dell'Iraq che porterà alla morte di Saddam Hussein. Dunque, ehm, il discorso che è stato introdotto è un discorso molto serio eh, in quanto mm, non costituisce frutto di eh, ipotizzazioni eh, mie o di, eh, o di ipotesi di complotto eh, formulate da particolari siti complottisti. No, eh, si tratta di una problematica che è stata esaminata da storici e da cronisti numerosi sulla stampa degli Stati Uniti e che hanno trattato questo particolare argomento che è molto delicato e che hanno diciamo così, cercato anche di dimostrare attraverso comparazioni fotografiche questa particolare discendenza che collegherebbe il mago inglese Alistair Crowley con la famiglia Bush. Eh, nella sostanza, ricordando in estrema sintesi gli avvenimenti dei primi anni venti del XIX secolo, ricordo in questo momento semplicemente che dal 20 al 22 Alistair Crowley risiedette a Palermo, in particolare a Cefalù, dove creò l'abbazia la di Telema e eh, praticò quei riti di magia sessuale che hanno costituito oggetto dei suoi studi e delle prassi da lui seguite che in particolare appunto erano in qualche modo eh, collegante all'astrologia e quindi alla coincidenza di certe condotte da egli poste in essere con l'equinozio di primavera, così come con l'equinozio di autunno. E lui pubblicò anche una rivista proprio intitolata Equinozio. Poi, a seguito delle proteste dei siciliani, dei palermitani, eh, lui venne allontanato, venne espulso dall'Italia per spionaggio eh, da Mussolini. Eh, eh, Dall'Italia lui... Eh, si spostò poi in particolare in Francia, eh, a Parigi, eh, e è lì che nel 1925, secondo oh, queste cronache convergenti che eh, sono state diffuse negli Stati Uniti senza nessuna replica da parte degli interessati, vi sarebbe stata una coabitazione in una comune, in un appartamento, di Alistair Crowley, un suo stretto amico e adepto a, alle stesse pratiche, e due ragazze. Una di queste ragazze avrebbe partecipato quindi dunque a queste sperimentazioni, sarebbe quindi ritornata negli Stati Uniti, dove peraltro era sposata, e nove mesi dopo generò una bimba che eh, venne chiamata Barbara. Eh, questa Barbara, cresciuta eh, a vent'anni, eh, si sposò con George Bush Sr., che stranamente, anche qui la cronaca statunitense, ha approfondito per vari motivi questi argomenti. Durante il periodo bellico rientrò negli Stati Uniti in anticipo, insomma, eh, si sposò e quindi eh, nel eh, 1946 generò quello che poi diverrà George Bush Jr. Quindi eh, praticamente eh, verificando le ascendenze eh, dei due presidenti Bush si ha modo di constatare che vi è una discendenza maternale quanto a mh, eh, Bush eh, Senior e diretta. E proprio diretta, cioè vi fu una congiunzione eh, direttamente del discendente di George Bush Senior nella figura di George Bush Jr. Naturalmente eh, si tratta di fatti di un'estrema delicatezza, eh, specie ove si ipotizzi, perché è solo questo che si può dire, si ipotizzi che. Eh, tutti gli interessati ovviamente fossero stati a conoscenza. Queste notizie, ripeto, non sono state mai contraddette dalla stampa americana e non sono state mai contraddette dagli interessati rispetto alle enunciazioni effettuate dalla stampa americana. Ma vi è qualche ulteriore considerazione che va aggiunta e che scaturisce proprio. Dalla particola dal particolare nome che è stato dato a quella bimba che nacque nel 1926, perché il nome Barbara è il nome della uh, frazione di Cefalù che, uh, ove uh, Alessia Crole eh, realizzò la eh, abbazia di Telema cioè costituirebbe un esplicito richiamo al luogo di celebrazione delle sue sperimentazioni in cui egli per l'appunto si proponeva eh, di generare eh, in particolari momenti e in particolari circostanze e attraverso procedimenti di energizzazione fisica che poi nella pratica era attuata attraverso diciamo, situazioni estremizzate eh, ed anche facendo uso in particolare di cocaina e altri stupefacenti, diciamo che ciò che eh, risultava prodotto avrebbe dovuto in qualche modo generare una tipologia di bambino che avrebbe dovuto recepire quelle particolari eh, situazioni soggettive energizzate che eh, possedeva il soggetto generatore. Ma le coincidenze non si fermano qui, perché come ho spiegato tutta questa vicenda nel libro X Day, eh, Santa Barbara... Santa Barbara è una figura di particolare importanza per Aleister Crowley così come per New York che ha come patrono Santa Barbara, ma Santa Barbara è una santa alla quale si ispirano numerose forze dell'ordine, è una santa che rappresenta... Uh, un simbolo di riferimento per interventi, addirittura interventi armati, e, e esiste nella stanza dell'abbazia de, di Crowley, esiste ancora tutt'oggi il uh, ricordo della presenza di un suo dipinto su una porta a vetri, porta a vetri presente nella stanza in cui egli eseguiva le sue sperimentazioni, in cui eh, vi è un quadro in cui viene rappresentata Santa Barbara nel momento in cui le viene infisso un coltello nel suo seno destro, eh, e in questo dipinto, questa ragazza viene collocata in mezzo a due persone, uno di mh, nero e uno di colore giallo, cioè praticamente come se fosse un simbolo unitario di razze e la produzione di soggetti di razza superiore costituisce quel, quell'obiettivo di Aleister Crowley e di tutta quella massoneria che eh, in qualche modo si richiama al suo pensiero. Ecco, ehm, abbiamo parlato quindi dunque del eh, giorno eh, 21 settembre del 2020 eh, per eh, ricordare questo particolare giorno che è un giorno che abbiamo detto è stato rievocativo di varie coincidenze, ecco, ma esiste eh, qualche altra eh, circostanza che eh, riguarda sempre la giornata del 21 settembre 2020 e anche quel concetto di dignità. Che abbiamo visto che era stato ricordato dal Presidente della Repubblica Mattarella nell'incontro che aveva avuto insieme con il Papa. Il 21 settembre del 2020 infatti eh, il Gran Maestro del rito scozzese ed accettato Leo Taroni pronuncia un particolare discorso che spiega l'importanza del concetto di dignità, che è proprio quel concetto che era stato nello stesso giorno, il 21 settembre del 2020, richiamato da Sergio Mattarella con il Papa e questa particolare celebrazione del valore della dignità nella massoneria e in particolare nel rito scozzese ed accettato presenta un significato del tutto particolare alla luce del fatto che è il contenuto di questo messaggio rievocato in un'altra occasione successiva. L'occasione successiva sarà quella del giuramento del Presidente Sergio Mattarella alla nuova carica di Presidente della Repubblica. Leo Taroni, il 21 del settembre del... 2020 in particolare evocò il particolare significato del valore della dignità nel giuramento massonico nel rito scozzese ed accettato. Sono Leo Taroni, mi onoro di presiedere il Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antico ed Accettato per la giurisdizione massonica italiana. Desidero illustrare apertamente la storia, l'organizzazione e le finalizzazioni del Rito Scozzese Antico ed Accettato che da questo momento potrete seguire nella sede nazionale del Rito stesso. Il valore della dignità viene in particolar modo eh, evocato dal Presidente Sergio Mattarella nel discorso che viene fatto da lui in Parlamento nel momento in cui egli viene eletto e giura per la carica di Presidente della Repubblica. Questo è il rito scozzese italiano che mi onoro di presiedere e questo sarà sicuramente sempre il rito scozzese antico ed accettato per la giurisdizione massonica italiana. Un abbraccio a tutti voi. Diamo lettura eh, insieme alle evocazioni della dignità eh, eseguite eh, nel messaggio di Leo Taroni nell'equinozio d'autunno del 2020 e nel messaggio del presidente Sergio Mattarella in occasione della sua ultima elezione a Presidente della Repubblica. La dignità è qualcosa che è dovuta all'essere umano per il semplice fatto che egli è umano. La pari dignità sociale è un caposaldo di uno sviluppo giusto ed effettivo. Il concetto di dignità va approfondito e rivisitato sulla base del momento storico e correrandolo al proprio credo. Accanto alla dimensione sociale della dignità c'è un significato etico e culturale che riguarda il valore delle persone e chiama in causa l'intera società. La dignità di ciascun uomo deve ritrovarsi nella sua libera scelta. È assolutamente necessario che l'uomo abbia coscienza del proprio essere e che tale consapevolezza si traduca in un corrispondente agire. Dunque conoscenza e cosciente libertà. La dignità. L'essenza della dignità è momento di natura universale rilevabile nel singolo in ciascun singolo. Dignità è azzerare le morti sul lavoro che feriscono la società e la coscienza di ciascuno di noi, perché la sicurezza del lavoro di ogni lavoratore riguarda il valore che attribuiamo alla vita. La dignità assume un carattere assoluto che prescinde da appartenenza, etnia, sesso, cultura e credo, sia esso politico che religioso. Dignità è opporsi al razzismo e all'antisemitismo, aggressioni intollerabili, non soltanto alle minoranze fatte oggetto di violenza fisica o verbale, ma alla coscienza di ciascuno di noi. La dignità è nel testo del giuramento massonico prestato quando si ha l'onore e il piacere di essere iniziati in massoneria. Dignità è impedire la violenza sulle donne, profonda, inaccettabile piaga che deve essere contrastata con vigore e sanata con la forza della cultura, dell'educazione e dell'esempio. La promessa solenne nel giuramento viene assunta con pieno... E profondo convincimento dell'animo e vi si afferma di avere sacri la vita, la libertà, l'onore e la dignità di tutti. La nostra dignità è interrogata dalle migrazioni. Tutto il percorso massonico è centrato sul rispetto della dignità. Non siamo capaci di difendere il diritto alla vita quando neghiamo nei fatti la dignità umana degli altri. Il rispetto dell'altrui dignità deve essere paritetica e reciproca. È innanzitutto la nostra dignità che ci impone di combattere senza tregua la tratta e la schiavitù degli esseri umani. Il fondamento dell'altrui dignità è il riconoscimento della propria dignità. Dignità è diritto allo studio, lotta all'abbandono scolastico, annullamento del divario tecnologico e digitale. I liberi muratori hanno l'obbligo di deferire le controverse che attengono alla dignità. Dignità. È rispetto per gli anziani che non possono essere lasciati alla solitudine, privi di un ruolo che li coinvolga. Le tavole d'accusa concernenti questioni di dignità e di decoro della persona sono inammissibili. Dignità è contrastare la povertà, la precarietà disperata e senza orizzonte che purtroppo mortifica le speranze di tante persone. Bisogna sottolineare l'importanza che il termine dignità assume nell'ordine massonico e nel rito scozzese. Dignità è non dover essere costrette a scegliere tra lavoro e maternità. I fratelli che assumono cariche di loggia istituzionali dell'ordine di rito sono individuati quali dignitari. Dignitario in quanto portatore e apportatore di dignità. Dignità è un paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurino il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la migliore garanzia di sicurezza. I sublimi cavalieri e principi della massoneria stimano che non saranno mai prese. Eh, troppo cure e precauzioni per difendere la loro dignità, perpetuare i buoni precetti e preservarli dagli abusi che potrebbero introdurvisi. Dignità è un paese non distratto di fronte ai problemi quotidiani che le persone con disabilità devono affrontare e capace di rimuovere gli ostacoli che immotivatamente incontrano nella loro vita. Il perseguimento della propria e il rispetto dell'altrui dignità non costituiscono oscuri concetti fondati su basi transitorie ed effimere. Dignità è un paese libero dalle mafie, dal ricatto della criminalità, dalla complicità di chi fa finta di non vedere. La dignità è speculare all'essere: l'uno non può esistere senza l'altro. Dignità è garantire e assicurare il diritto dei cittadini a un'informazione libera e indipendente. Se l'essere è incontrovertibile realtà, anche la dignità di se stessi e di tutti esseri umani. La dignità, dunque, come pietra angolare del nostro impegno, della nostra passione civile. Abbiamo dunque evidenziato questa. Uh, strana ricorrenza uh, dell'evocazione per 18 volte della dignità, del valore della dignità. In sostanza, la stampa bisogna dire che ha già evidenziato questa particolare caratteristica che è stata riscontrata nel giuramento del presidente Mattarella. Evidenziandosi che indubbiamente la dignità deve essere la pietra angolare del nostro impegno sociale e per opporsi in particolare al razzismo e all'antisemitismo. Dignità e opporsi al razzismo e all'antisemitismo. Ma esiste una seconda particolare ricorrenza di un numero nell'intervento effettuato dal Presidente Mattarella in Parlamento, perché vi sono stati 55 applausi del Parlamento, 55 volte è stato scandito uno specifico applauso del, da parte del Parlamento in seduta comune. A questo punto bisogna eh, ricordare delle particolari eh, ricorrenze di questo, anche di questo numero, il numero 55, che è, era stato già eh, evidenziato, ha un particolare significato nella nostra storia. Eh, e ha dato luogo a numerose evocazioni nel passato, in quanto si può dire che eh, sono stati scritti anche volumi intitolati anche a questo numero, perché 55 furono i giorni del sequestro Moro, del sequestro del politico Aldo Moro. Io ne cominciai a parlare addirittura nel libro La Bestia quando, nel lontano 30 agosto del 2014, che cosa accade, che cosa avevo scritto nel libro oh, La Bestia, il 30 agosto il 30 agosto 2014 vado alla stazione di Trento per accogliere l'amico Ferdinando Imposimato, accorso da Roma dopo il nostro contatto di due giorni prima. Che cosa era accaduto? È il momento proprio cruciale, iniziale dell'ultima mia ricostruzione, dell'ultima mia rivisitazione dei fatti della mia storia. Proprio alla fine di agosto mi trovavo a Palermo in un hotel che da me è stato frequentato sin dall'epoca quando ero magistrato, quando mi recavo per effettuare interrogatori di imputati comuni a quelli che erano presenti nei processi istruiti da Giovanni Falcone. E io sempre ho frequentato quel, quell'albergo ed è stato un giorno della fine di agosto che ebbe anche un incontro con un magistrato di Trapani per manifestargli quelle riflessioni nuove che ero riuscito a scoprire proprio riportandomi lì in quei luoghi del mio passato e fu proprio un giorno, mi pare che fosse il 26-27 agosto, che ebbi una particolare intuizione che mi riportò ad alcuni personaggi libanesi, palestinesi Diciamo per eh, maggiore precisione, e, e mi resi conto e compresi in quella occasione per la prima volta che a Trento non mi era stato detto non mi era stato riferito che due eh, i miei imputati in effetti non erano libanesi, erano palestinesi, erano proprio eh, i due unici sopravvissuti nel corso poi dei decenni alle decimazioni, alle distruzioni di tutti i palestinesi che avevano partecipato a quella strage che nel 1972 eh, avvenne a Monaco durante le Olimpiadi da parte dei palestinesi e quindi alla vendetta che conseguì da parte degli israeliani e del Mossad che praticamente eh, ripescò uno per uno i responsabili uccidendoli. Ne rimasero due. Quei due erano presenti nella mia inchiesta di Trento sui traffici di armi e eh, quei due erano esattamente coloro che eh, non solo avevano partecipato ad attentati di settembre nero, ma eh, erano quelli che avevano eh, formato il Lodomoro, il moro cioè quell'accordo con Aldo Moro eh, che alla fine del 73 venne ratificato dal nostro governo per proteggere diciamo, le nostre popolazioni dagli attacchi terroristici dei palestinesi. Ecco, io eh, mi trovavo lì in quest'albergo a fare queste riflessioni che mi portarono a queste conclusioni che compresi solo in quel momento e quando a un certo punto il cellulare mi suona e, e sento la voce di Ferdinando Imposimado e lui che mi chiede dove ti trovi e, e io mi rigiro perché eh, avevo quasi l'impressione che mi stesse dietro eh, Tanto era, no, dico, mi trovo a Trento e lui incomincia a parlarmi, a dirmi così, che ha fatto delle verifiche, che mi deve eh, cercare perché eh, ha riscontrato che tutte le mie affermazioni fatte in Parlamento eh, circa le lobby di potere avevo denunciato all'epoca della uccisione di giovanni falcone e poi di borsellino lui aveva verificato che erano vere e attendibili ecco perché lui tre giorni dopo io appunto gli dico che mi avrebbe potuto raggiungere due o tre giorni dopo ecco perché nel mio libro la bestia scrivevo Vado a prendere alla stazione Ferdinando Imposimato. Insieme con lui faccio il tratto che dalla stazione va verso il Duomo: sono poche centinaia di metri. E posso dire che, eh, non lo so, saremmo sembrati quasi due eh, che, come a volte capita a Trento, hanno bevuto un poco e quindi sono traballanti. Perché io ho difficoltà nella deambulazione, ho bisogno di appoggiarmi. Lui era um, un fuscello, un fuscello. Insomma, eh, io ero attaccato al suo braccio, lui era stretto a me e, e insieme, quindi, camminavamo dondolando piano piano in questo tragitto, raccontandoci. Eh, le nostre reciproche scoperte, ci sediamo, arriviamo vicino Piazza Duomo a Trento, ci sediamo eh, in un ristorante ecco, e lui eh, mi racconta le ultime sue scoperte che aveva descritto nel libro nel libro, nel libro i 55 giorni della che Repubblica che hanno cambiato l'Italia. Sì. Ecco il 55 come è stato evocato da lui e come è presente nella nostra storia, perché in quei 55 giorni esistono ancora i misteri della nostra storia, esistono ancora che in particolare Ferdinando Imposimato studiò ed esaminò prima come magistrato e poi ha continuato a esaminare Fino alla fine della sua vita, perché poi purtroppo eh, venne a mancare mh, proprio poco prima che io ultimassi il libro La Bestia, e quindi purtroppo oh, non c'è più. Ma lui evidenziò il fatto che in base a tutta una serie di descrizioni che egli esegue nel suo volume, Aldo Moro stava per essere liberato ma uh, perché era sotto controllo dei uh, servizi segreti dei nostri se di Gladio, ma uh, venne l'ordine di non liberarlo. E quindi praticamente lui venne da me da una parte per raccontarmi le sue scoperte e dall'altro per confrontare i risultati delle sue indagini con quelle mie che avevo vissuto nella legislatura del 92 anno nel quale avvennero i noti eventi che tutti sappiamo. Ed ecco che quindi questo 55 è un numero che presenta un'importanza enorme, in particolare perché perché è 11 moltiplicato 5 volte, cioè praticamente è uno di quei numeri che secondo i principi della sua riduzione ad unità, ovvero eh, i principi cabalistici di ridurre i numeri ad unità, porta al numero 11 e l'11 ancora una volta appariva proprio il numero del sequestro moro perché risultò che Moro venne finito e ucciso con 11 colpi, 10 colpi di un tipo e uno di un altro, quasi per evidenziare proprio la ricorrenza del numero 11 e quindi del numero 55 che poi è rimasto nella nostra storia. Nella simbologia rosa-croce di particolare importanza è il 55, sempre secondo la loro esposizione attraverso simboli e significati attribuiti ai simboli e ai numeri. In particolare, secondo uno dei. Eh, fondamentali documenti, io le definisco le tavole dei Rosacroce che ho illustrato nel libro X dei e anche poi nei successivi, le tableaux du Chevalier un numero eh, che emerge in tutta chiarezza e che presenta eh, un'enorme importanza. Eh, ricordo appena che in questa tavola, in questo documento dei Rosa Croce è scritto il numero 7256 che è il numero che evoca quello che sarà la, la data che verrà scelta per l'attentato alle due torri, con la semplice particolare caratteristica che questo documento risale al 1783 e quella data, cioè l'11 settembre del 2001, in effetti secondo il calendario ebraico è il, capodanno, è il primo capodanno ebraico del terzo millennio ed è composto da questi numeri che indicano da una parte il primo capodanno ebraico nell'ordine che conosciamo noi cioè l'ordine dell'11 settembre del 2001, ma che eh, rappresentati invece secondo il calendario ebraico sono rappresentati dai numeri 7, 2, 5, 6, che sono i numeri che indicano l'inizio della fine dei tempi. E che questi due, eh, quattro numeri messi in ordine diverso. Eh, rispetto a quello che corrisponde alla data del capodanno ebraico, eh, eh, sono posti eh, in basso a sinistra eh, in questa figura, in questo sarcofago che viene rappresentato dai Rosacroci in questa tavola del cavaliere prussiano. E che 72 fa 9 e 56 fa 11, sempre gli stessi numeri, indicano in loro stessi la data scelta da chi pose in essere quell'attentato, la ricorrenza quindi di numeri e simbologie che erano già presenti per rivolgimenti finali che avrebbero dovuto prendere e avere inizio con l'inizio del terzo millennio. Ebbene, da questa figura si vede che il teschio che è al centro che è il teschio posto sopra le ossa e che è il simbolo degli skull bones è affiancato da cinque asticciole da una parte e da cinque dall'altra e che mh, eh, diciamo disegnate in caratteri romani rappresentano i due numeri 5 e 5 e il 10 è rappresentato dalla croce che si vanno eh, a comporre e che costituisce poi il simbolo degli school and bones. E il 18, ecco, è il 18: eh beh, il 18 è veramente il numero che è posto a fondamento, si potrebbe dire, di gran parte dei significati della massoneria. A parte il fatto che eh, il 18 nella loro somma rappresenta il 9 e all'incontrario il 6, e quindi eh, è ripetuto per tre volte è il 6-6, cioè vi sono dei significati che sono. 3 per 6 cioè vi sono dei significati che sono intuitivi ma che sono anche molto laboriosi in altre metodologie di eh, comprensione di quel numero. Fatto si è che il numero 18 è in particolare importante alla luce di documenti di Rosa Croce, quelli che ho scoperto solo pochi mesi fa e che riguardano la spiegazione dei rituali principali dei Rosacroce elaborati da Alister Crowley. E sono particolarmente importanti questi documenti perché evidenziano una sovrapposizione nella massoneria della, massoneria universale, della fratellanza universale dei Rosa Croce d'Oro una sovrapposizione con il rito scozzese accettato di piazza del Gesù. Perché? Perché il rito scozzese eh, antico è accettato del quale diciamo che, eh, faceva parte Massimo Pugliese, il personaggio al quale sequestrai i primi documenti sulla carta maledetta eh, e eh, anche personaggi che erano presenti nelle logge massoniche egizie che vennero rinvenute al centro scontrino di... Di Trapani il numero 18 nel rito scozzese rappresenta il grado del principe dei Rosacroce e la circostanza della presenza di questo diciottesimo grado del principe dei Rosacroce nel rito scozzese. È accettato, è ricordata proprio eh, tra i documenti del eh, dei Rosa Croce d'Oro di Alister Crowley che ho rinvenuto oh, a Trapani nella documentazione relativa al processo eh, sulle logge e scontrino, cioè in sostanza, eh, nel rito scozzese italiano eh, antico ed accettato, nel rito scozzese eh, che è presente a livello mondiale, eh, il diciottesimo grado si chiama il principe della rosa croce. Che cosa rappresenta questo grado? Rappresenta dunque l'anello di passaggio dalla massoneria nazionale alla fratellanza internazionale rispetto alla quale costituisce punto di congiunzione perché bisogna tenere presente che nella massoneria eh, non è che esiste semplicemente un rito o un determinato nome di eh, determinate logge Esistono degli incroci, quindi delle sovrapposizioni. La sovrapposizione è quella appunto tra eh, il, la parte nazionale nel grado diciottesimo principe della di Rosa Croce con eh, la parte internazionale che è rappresentata dalla fratellanza universale della Rosa Croce. A questo punto, che curiosamente, ma non casualmente, era già presente come citazione esplicita al primo punto dei richiami presenti nella, let nella uh, lettera maledetta al primo posto dei riferimenti per indicare la massoneria a cui apparteneva il Signore delle Tenebre, Palazzo del Gesù, viene per forza da ripensare a un luogo assai vicino, praticamente 150 metri, dal luogo in cui venne ritrovato il corpo di Aldo Moro quando venne ucciso, Piazza del Gesù. Piazza del Gesù che è la piazza in cui praticamente si riassume gran parte della nostra storia. Nella piazza del Gesù, come si può osservare, vi è il palazzo della uh, massoneria del Gesù del rito scozzese accettato. Uh, accanto vi è un palazzo Cenci Bolognetti, in particolare importante nella storia del uh, sequestro e dell'uccisione Moro, ma ne parleremo in altra. Uh, Uh, occasione e poi vi è la chiesa del Gesù che è quella che dà un nome a tutta la piazza qualche tempo fa anche altri documenti io ho rinvenuto solo pochi mesi fa e che eh, parlano di questa piazza del Gesù uh, per la massoneria del Gesù e per i collegamenti di essa anche con i gesuiti, con la compagnia di Gesù, perché bisogna dire che nella chiesa del Gesù è custodita la salma di Ignazio de Loyola che fu il fondatore della compagnia di Gesù. E quindi a questo punto gli intrecci diciamo, si allargano anche a, a soggetti che non, non sono certo strutturali della massoneria, ma che eh, in particolare mi avevano incuriosito perché eh, sempre molto recentemente, ovvero nel marzo-aprile dell'anno scorso, non ho solo rinvenuto quel documento che riguarda eh, i rosa croce d'oro che ho ho rinvenuto a Trapani, ma ho rinvenuto anche in Sardegna un documento del 1953, è proprio intitolato eh, Gesuiti e Massoni, e in cui si parla della compagnia di Gesù, di appartenenti alla compagnia di Gesù e di Massoni, e si parla in particolare del caffè che eh, veniva frequentato da questi soggetti e quindi quando mi sono recato per cercare di, di, di vedere che cosa c'era oggi anche in questo bar eh, purtroppo ho constatato che non sono più i luoghi descritti e quindi vi è un modestissimo esercizio eh, sempre di vendita come bar ma in cui sono veramente pochi i riferimenti all'antico che, eh, che comunque ho cercato di ritrarre invece recandomi non nel palazzo della massoneria che non ci ho messo piede eh, nella chiesa e poi informandomi in giro ho potuto cogliere l'importanza non soltanto del, diciamo, degli aspetti eh, architettonici e dei resti simbolici dell'origine della compagnia di Gesù, ma anche di una curiosa, veramente curiosa leggenda, anzi ce ne sono due di leggende, che eh, riguardano proprio uno strano venticello che eh, non posso negare di avere avvertito anche io, anche se era estate, eh, davanti alla chiesa di Piazza del Gesù. Allora, Qual è questo venticello e questa leggenda? Allora, vi sono due diverse leggende. Comunque, chiunque abita a Roma sa bene, infatti, che a Piazza del Gesù soffia sempre un gran vento. E se all'inizio la cosa potrebbe restare del tutto indifferente, occorre sapere che al luogo è legata un'antichissima leggenda. Secondo la leggenda, il perenne vento è un incontro tra il demonio e il vento, cioè il diavolo e il vento, che passeggiando per le strade della città eterna si incontrano proprio sulla piazza dinanzi alla chiesa del Gesù. I due compagni, se così si può dire, parlano a, a lungo finché il diavolo non disse al vento di aspettarlo sulla piazza mentre egli sarebbe entrato nella chiesa del Gesù perché aveva da fare qualcosa lì dentro. Tuttavia il diavolo non uscì mai da quella chiesa e il vento da allora rimase sulla piazza ad aspettare il demonio. Il vento così si ritrovò a fare avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, senza alcun risultato fino ai giorni nostri. E questa è, è la, la prima, prima leggenda. E' la prima leggenda. Poi ne esiste una un po' più articolata. Sì. Si intitola Lucifero e il carro trascinato dal vento. Si dice di fatti che Lucifero sia per davvero entrato nella chiesa, sulla piazza, e non sia uscito perché... Vedendo l'interno di questa magnifica costruzione, eh, se ne ingelosì in modo particolare. Se ne, ingelosì, se ne ingelosì così tanto che la volle sua, ma fintanto che il diavolo non poteva appropriarsi di una chiesa, decise di distruggerla fino alle fondamenta. Attese quindi la notte e tornò alla piazza sul proprio carro demoniaco che veniva trascinato dal vento stesso. Fermandosi ad osservare la chiesa però, Lucifero ne rimase completamente affascinato. La sua immensa bellezza lo conquistò ed egli osservando le meraviglie del luogo si dimenticò persino di doverla distruggere prima che arrivasse l'alba. E quando finalmente l'alba arrivò, il diavolo capì di dover fuggire in fretta per non restare sorpreso dalle prime luci. Fu per quello che cercando di abbandonare il luogo in fretta e furia si dimenticò alle spalle il vento che vi rimase per secoli e secoli aspettando il ritorno del diavolo. Un ritorno che forse non avverrà mai, perché chiunque guardi la chiesa, diavolo compreso, ne resta meravigliato e rischia di restare per sempre in quel posto ad ammirare gli splendori della costruzione. Ecco. Questa è praticamente una storia che presenta questi ultimi aspetti che fanno sorridere, però non fanno sorridere quegli aspetti che hanno costituito oggetto di evocazione da parte eh, della massoneria e anche di eventi tragici della nostra storia.